nostro programma va in onda in tutta Italia attraverso un emittente a livello nazionale e anche su tante stazioni a livello locale, ma anche all'estero, via satellite, via internet. Ringraziamo Dio per questa opportunità che ci concede di diffondere il messaggio dell'Evangelo. Coloro che ci seguono da tempo avranno notato che il nostro interesse non è formare un gruppo di persone che ci segua o proporre una nuova religione. Il nostro unico interesse è parlare di Cristo e di un'esperienza reale, un'esperienza vera, autentica, genuina, perché molti purtroppo spesso si accontentano della forma religiosa, di un rapporto così formale con le cose di Dio e non hanno mai una vera trasformazione nella propria vita. Nel programma di oggi parleremo della bontà, e la bontà vera, l'unica bontà che vale è quella di Dio. Nel Salmo 115, al versetto 1, è scritto: «Non a noi, o Signore, non a noi, ma al tuo nome dà gloria per la tua bontà e per la tua fedeltà». Il salmista riconosce che la gloria va solo a Dio, il vanto, la gloria deve essere attribuita a Dio, e dà anche la motivazione per cui c'è questa espressione di lode: non a noi la gloria, ma a te per la tua bontà, per la tua fedeltà. A volte gli uomini vantano la propria bontà. Non c'è nessuno buono, non c'è nessuno veramente che abbia una pura essenza di bontà, di autenticità. L'unico che può definirsi buono è il Signore. Ma la cosa importante, la cosa bella è questa: che Dio è in grado di trasformare esseri indegni come noi in creature nuove, creature trasformate anche nei sentimenti più profondi. Dio è buono, ma Egli trasferisce la sua bontà a tutti coloro che si umiliano alla sua presenza, accettano la sua volontà e ricevono Cristo quale proprio personale salvatore. Parleremo di questo nel programma. Intanto ascoltiamo la testimonianza di Stefania di Gangi e poi il coro che canterà Re Salvatore. E queste immagini ci giungono dalla Chiesa Cristiana Evangelica dell'Assemblea di Dio in Italia di Palermo. Ascoltiamo. Il Signore sia lodato. Per me questa sera è un grande motivo di gioia poter testimoniare e raccontare la mia esperienza. Io ringrazio il Signore perché sono nata e cresciuta in una famiglia cristiana. Io ho conosciuto il Signore, come dicevo prima, fin da piccola. I miei genitori mi portavano in chiesa, frequentavo assiduamente le riunioni della scuola domenicale, conoscevo la Bibbia, le storie della Bibbia. Però un'occasione particolare che è avvenuta nel mio percorso di crescita. All'età di 7 anni, con la mia famiglia, fui invitata in una riunione sotto una tenda cristiana. E quella sera, lo dico a mia vergogna, non volevo neanche andare, perché essendo piccola, a 7 anni, magari il mio desiderio era quello di giocare, o essendo poi molto timida non riuscivo bene a relazionare con gli altri bambini. Però quella sera, con gioia, poi alla fine mia mamma e mio papà mi portarono a questa riunione, e lì ricordo che i bambini si separarono, ci portarono in una tenda un po' più piccola, dove appunto c'era una riunione dedicata semplicemente ai bambini. E quella sera il fratello che conduceva la riunione per noi piccoli non ci prese sotto gamba, nel senso che lui non ci sottovalutò, perché il Signore ha un piano sia per i grandi ma anche per i piccoli. Per il Signore non c'è chi è troppo giovane, chi è troppo anziano, chi è troppo povero, troppo ricco. Davanti a Dio siamo tutti uguali. Il Signore guarda il nostro cuore, non guarda le apparenze, come a volte facciamo noi uomini che sbagliamo. E allora il fratello disse: chi di voi questa sera vuole accettare il Signore come personale salvatore? Chi vuole dare il cuore a Gesù tra di voi bambini? Eravamo
all'incirca una trentina di bambini. Io quella sera, fratelli, non vi nego che con tutto il mio cuore alzai la mano e dissi: io voglio accettare il Signore. Nonostante fossi timida, non mi interessò di guardare chi ci fosse accanto a me, ma alzai la mano e dissi: io lo voglio accettare il Signore. E quel fratello, insieme ad altri, dissero: bene, adesso voi che avete alzato la mano, pregheremo il Signore insieme. E sono sicura che se aprirete il cuore a Gesù, semplicemente come un bambino può fare, il Signore entrerà nel vostro cuore e darà anche a voi quello che ha dato a me. E così è stato. Quella sera il Signore non solo mi diede la salvezza, perché noi crediamo, per come è scritto nella parola di Dio, che nel momento in cui noi accettiamo Gesù, chi ha Gesù ha la vita e ha la vita eterna, non ha soltanto una vita momentanea, ma una vita eterna, una vita che dura, una vita che non si esaurisce. E quella sera il Signore mi diede la vita eterna, ma mi battezzò anche nello Spirito Santo. Non so descrivervi a parole umane la gioia, la pace, la serenità, la potenza che il Signore veramente mi fece sperimentare quella sera. E quella sera stessa io feci una promessa al Signore, nonostante fossi molto piccola e magari non capivo l'importanza di quella grande promessa che feci al Signore. Però una cosa che ho imparato è questa, che il Signore ci prende sempre sul serio, anche se a volte noi ci dimentichiamo quello che diciamo a Dio, ma Dio non se lo dimentica, perché Dio ci prende sul serio. E dissi: Signore, io ti prometto che da questa sera ti servirò per il resto della mia vita. Qualunque cosa tu mi hai dato è tua. Le mie mani sono a tuo servizio, i miei piedi sono a tuo servizio, la mia voce, qualunque cosa tu mi hai dato, qualunque cosa tu mi darai è tua. Il mio desiderio era quello di diventare una missionaria, poi, di poter parlare del Signore. Scusate l'emozione, ma ogni volta che lo dico mi commuovo sempre. Il Signore mi ha dato veramente dei fratelli con i quali collaborare insieme e poter veramente parlare del Signore a tante anime che hanno bisogno. Questa sera mi sento di fare un invito a coloro che ancora non hanno accettato il Signore. Io, nonostante fossi piccola e magari non avevo magari la tua stessa prontezza, il tuo stesso modo di poter valutare le cose, perché noi grandi siamo bravi a farci tanti problemi, a valutare le cose razionalmente. Il Signore ha salvato me che ero una bambina, il Signore ha salvato ognuno di noi che è qui questa sera. Quindi non aspettare, perché domani potrebbe essere tanto tardi. Sai, a volte molti ci insegnano che accettare il Signore è qualcosa di complicato, di difficile, qualcosa che tu devi capire, prima devi essere pronto. Il Signore ha già fatto tutto per te, Gesù è morto sulla croce, tu non devi fare nient'altro, tu lo devi soltanto accettare, devi aprire il tuo cuore a Lui e Lui ti darà quella pace, quella gioia, quella serenità che veramente nessuno ti può dare. L'uomo su questa terra non ti può dare niente, ti può dare una gioia effimera che passa. Gesù ti può dare quello che nessuno ti può dare. Io sono felice di aver fatto questa scelta e ringrazio il Signore, perché io ho dato i miei anni migliori al Signore. Il mio desiderio è quello di volerlo servire fino alla fine, e veramente è quello che mi sento di dirti, di concludere con questo versetto che si trova in Isaia al capitolo 55 al versetto 6, che dice: cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre egli è vicino. Proprio questo invito della parola di Dio: cercate il Signore, invoca il Signore e Lui si farà trovare da te, perché Lui non respinge nessuno. Che Dio ti benedica.
Questo era il coro della chiesa di Palermo che ha cantato Re Salvatore, ovviamente titoli attribuiti a Cristo, nostro Re e nostro Salvatore. Tra un po' vi darò il nostro indirizzo, così se volete potete mettervi in contatto con noi. Intanto vi dico che molti ci scrivono e rispondiamo direttamente. A volte leggiamo qualche frase qui nel programma, da qualche lettera, ma il nostro contatto è un contatto diretto, personale, e sicuramente nel leggere le lettere possiamo constatare la gravità di molte situazioni, problemi familiari, come in questo caso scrive una donna dalla Sicilia e racconta i drammi vissuti nella sua casa, nella sua famiglia, i problemi di ordine materiale, morale, spirituale, e esprime una grande fiducia in Dio, il desiderio che Dio intervenga nella sua vita. Noi molto spesso ci sentiamo incapaci di fare alcunché, ma una cosa possiamo fare, pregare. Pregare perché Dio intervenga, perché Dio possa dare sollievo, conforto, aiuto a tutti quelli che invocano il suo nome. Il nostro indirizzo è Cristiani Oggi, casella postale 15-00011, Tivoli Terme, Roma. Per la posta elettronica, cristianioggitv@assembleadidio.org. Bene, vogliamo ora prestare attenzione al messaggio della parola di Dio annunciato dal pastore Rodolfo Arata. Il tema è Nessuno è buono tranne Dio. Ascoltiamo. Vangelo di Marco, capitolo 10, versetti 17 e 18. Mentre Gesù usciva per la via, un tale accorse e, inginocchiatosi davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio». Questo breve testo. Questa persona pone una domanda a Gesù, e per quello che possiamo ricavare sia nel testo che abbiamo letto e anche nei passi paralleli degli altri Vangeli, possiamo senz'altro ritenere che questa domanda sia stata una domanda sincera posta da questo giovane. La parola di Dio ci dice che era un giovane d'età, era una persona benestante, era una persona stimata, apprezzata nel contesto sociale nel quale viveva, e si presentò a Gesù e con le parole che egli rivolge a Gesù ed anche con i gesti che fa, ci rendiamo conto e comprendiamo che lui aveva stima di Gesù, apprezzava il ministero, l'insegnamento di Gesù, e quindi gli pone la domanda che abbiamo un attimo fa letto: che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Però Gesù, prima di rispondere alla sua domanda, in qualche modo corregge qualcosa che questo giovane gli ha detto, perché questo giovane ha introdotto la sua domanda rivolgendosi a Gesù e dicendogli: «Maestro buono», e Gesù gli dice: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio». E corregge quindi questo appellativo, insomma, che il giovane gli aveva rivolto. Ora certamente comprendiamo che Gesù nel fare questo appunto non è che intendeva dire di se stesso che egli era cattivo. Però le parole di Gesù volevano portare quel giovane a riflettere, e così come quel giovane, ognuno di noi a riflettere sul fatto che dobbiamo conoscere bene qual è la natura del nostro cuore, dobbiamo conoscere bene che cosa abita nell'intimo della nostra natura umana, e la parola del Signore ci dice appunto che nessuno è veramente, completamente, totalmente buono se non uno solo, il nostro Dio che è nei cieli.
Queste parole che ho letto nel Vangelo mi fanno ricordare un altro testo che si trova nel libro del profeta Geremia, al capitolo 17, il verso 9, dove leggiamo queste parole: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno. Ingannevole, cioè a volte quello che sembra, quello che appare nell'esteriore non corrisponde alla realtà dell'interiore, in questo senso è ingannevole. E la nostra apparenza, le nostre parole, le nostre azioni a volte ingannano noi stessi, a volte ingannano gli altri. Ingannevole. E poi c'è questa frase così forte: insanabilmente maligno. La cronaca di tutti i giorni ci porta a scoprire, verificare che, insomma, di cattiveria nel mondo ce n'è tanta, e non c'è bisogno che io faccio qui l'elenco e la lista di tutti i motivi di malvagità che circondano questo nostro mondo, in tanti ambiti. Qualcuno potrà dire: ma non è una visione un po' troppo, come dire, pessimistica quella di dover ammettere che non c'è nessuno buono e che soltanto Dio è buono? Ci sono pure, nonostante in questo nostro mondo ci sia tanta cattiveria e tanta malvagità, ci sono pure tanti atti di generosità, di bontà, e certamente non li possiamo sottovalutare. Però vedete, la bontà dell'uomo talvolta è superficiale. La bontà dell'uomo talvolta è interessata: io ti faccio del bene perché posso riceverne in cambio un altro bene. La bontà dell'uomo talvolta è interessata perché quello che si cerca di fare lo si fa magari con il desiderio più o meno nascosto, più o meno palese, di ricevere comunque un riconoscimento, un apprezzamento, un applauso dagli altri. La bontà dell'uomo talvolta è selettiva, nel senso che sceglie verso quali persone indirizzare la propria bontà e verso quali non farlo. Dicevo che le parole di Gesù forse possono sembrare troppo radicali: nessuno è buono se non uno solo, cioè Dio. Però, sapete, le parole di Gesù a volte sono parole veramente forti. Qualche volta addirittura quasi provocatorie, perché vogliono scuotere la mente, il cuore, l'anima, i sentimenti delle persone, per farci riflettere su quello che veramente siamo, su quello che veramente valiamo. E anche in questo caso qui ci sono state queste parole, ripeto, così forti da parte di Gesù. Il resto della conversazione, che non ho letto per brevità, mette in evidenza qualcosa di importante. Alla domanda di quel giovane: che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù disse: tu devi osservare i comandamenti. E quel giovane: quali sono questi comandamenti? E Gesù replicò: non uccidere, non rubare, non fare falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre. E quel giovane certamente si sarà sentito incoraggiato, contento dalla risposta di Gesù, perché disse: ma Signore, io tutte queste cose le sto mettendo in pratica fino dalla mia fanciullezza, dalla mia giovinezza, quindi sono a posto. E Gesù mostrò il suo apprezzamento per lui, però gli disse: senti, io vedo che a te manca una sola cosa. Perché quel giovane, dice la scrittura, aveva molti beni, molte proprietà, molte ricchezze, ed era molto legato a questi beni. E quando si è troppo legati ai beni materiali, i beni materiali diventano una forma di idolatria. E Gesù gli disse: sbarazzati di queste cose, sganciati, liberati da tutto quello che ti tiene in qualche modo legato, poi vieni, seguimi, avrai un tesoro nel cielo. E lì il volto del giovane si oscurò, perché, dice la scrittura, aveva molti beni e gli veniva troppo pesante fare quello che Gesù gli stava indicando. E allora questo passo, al di là del significato letterale del breve racconto che c'è, ci insegna una cosa importante, che è questa: noi possiamo avere molte virtù, possiamo avere molte doti, possiamo anche fare molte cose buone, però ci sarà sempre qualcosa
che mancherà nella nostra vita. Ci sarà sempre qualcosa per cui non saremo all'altezza del Signore. Potremo anche fare tanti atti di bontà, potremo fare tanti atti di generosità, però rimane vera la parola di Gesù che disse: nessuno è buono se non uno solo, cioè Dio. Cioè i nostri gesti, le nostre azioni di bontà possono essere più o meno buone, più o meno continue nel tempo, però la bontà nel senso assoluto del termine è cosa che appartiene soltanto a Dio. E con quello che Gesù insegnò a questo giovane cercò appunto di indirizzarlo a Dio. Nessuno è buono, solo Dio. Non pensare neanche tu sei buono e neanche le persone che ti stanno accanto sono buone. La tua fiducia, in altri termini, non deve essere riposta negli uomini, né in te stesso né negli altri uomini. La tua fiducia deve essere riposta in Dio, perché è l'unico buono. E quindi questo vuole essere anche per noi questa sera, quest'oggi, anche per noi vuole essere il consiglio, l'invito, l'esortazione della parola del Signore. Fondiamo la nostra fiducia su Dio, che è buono. Ed egli ha manifestato e manifesta la sua bontà in mille modi se la sappiamo riconoscere. La vita stessa che abbiamo è manifestazione della bontà di Dio. Questo mondo in cui viviamo, le bellezze della vita quotidiana, della vita familiare, è tutta una manifestazione della bontà di Dio. La provvidenza della quale egli ci fa ogni giorno dono è manifestazione della bontà di Dio. Ma se dovessimo fare una scala di valori per dire qual è la manifestazione più grande della bontà di Dio, al primo posto dovremmo mettere il fatto che Dio ha dato il suo unigenito figliuolo perché chi crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Gesù Cristo, che è venuto sulla terra ed è morto sulla croce caricandosi dei nostri peccati, è la manifestazione più grande della bontà di Dio. L'unico che sia veramente buono. E io spero che in questa sera qualcuno di noi voglia fare spazio nel proprio cuore a questo benedetto Salvatore, e spero anche che ognuno di noi con questa breve meditazione possa spostare in qualche modo la propria attenzione, la propria stima da se stesso o dagli altri, possa spostare la propria stima sul Signore, l'unico che è veramente buono. Concludo con la lettura di un verso che troviamo scritto nel libro del profeta Ezechiele. Abbiamo letto prima che il cuore dell'uomo è insanabilmente malvagio o maligno. E qualcuno direbbe: non c'è allora speranza. Leggiamo questo versetto perché la vita nostra sia animata dalla speranza che viene dalla parola di Dio. Dicevo, libro del profeta Ezechiele, capitolo 36, verso 26, dove il Signore parla e dice: vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Toglierò il cuore di pietra. Il cuore di pietra ci parla di durezza, di cattiveria, di malvagità. Vi darò un cuore di carne, qualcosa che sia sensibile ai bisogni degli altri, sensibile alla benedizione di Dio. E noi vogliamo dire: Signore, togli il nostro cuore di pietra, dacci il cuore di carne, perché possiamo essere figli tuoi, degni del nome di cristiani che portiamo. Dio ci benedica insieme. Ringraziamo il Signore per la Sua parola e vogliamo pregare. Signore, Tu solo sei in grado di togliere il nostro cuore di pietra e renderlo un cuore di carne, un cuore nuovo, per la grazia manifestata in Cristo Gesù, nostro Salvatore. Amen. Amen. Il nostro programma sta per concludersi. Voglio annunciarvi la possibilità di ottenere un regalo: è il Nuovo Testamento, la seconda parte della Bibbia, una parte importante perché è quello che è comunemente conosciuto come Vangelo. Il Nuovo Testamento contiene anche
il libro da cui è stata tratta la lettura biblica della predicazione di oggi. Scrivete alla nostra redazione e vi invieremo gratuitamente una copia del Nuovo Testamento. Intanto vi ringrazio per averci seguito. Dio continui a parlare al vostro cuore e fate i passi giusti verso di Lui. Il messaggio di questo programma riguarda personalmente anche te. Cosa farai davanti all'invito di Gesù Cristo il Salvatore? Vorremmo aiutarti a conoscere meglio la persona di Cristo e inviarti gratuitamente una copia del Vangelo. Scrivi a Cristiani Oggi, casella postale 15, 00011, Tivoli Terme, Roma. Dio ti benedica e a presto.